L'immagine di Gesù, quale buon pastore, è indubbiamente quella più conosciuta e più amata dai cristiani, un'immagine carica di tanti, tanti significati. Eppure è strano che quando Gesù si presenta come tale, come buon pastore, i capi giudei si arrabbiano con lui, lo ritengono un pazzo e alla fine cercheranno di lapidarlo. Siamo noi che abbiamo capito tutto di questa immagine o sono stati i giudei che hanno capito e l'hanno rifiutata? Vediamo cosa ci dice l'Evangelista Giovanni. Anzitutto Gesù si presenta rivendicando la pienezza della condizione divina. Quando nel Vangelo di Giovanni Gesù afferma io sono, questo è il nome divino. Quando Mosè, nel famoso episodio del rovetto ardente, chiese a quell'entità che si manifestava il nome, Dio non rispose dando il nome, perché il nome delimita una realtà, ma rispose dando un'attività che lo rende riconoscibile e rispose io sono colui che sono. E la tradizione ebraica ha sempre interpretato questa espressione, questa risposta del Signore, come colui che è sempre vicino al suo popolo. Al tempo di Gesù, quindi con l'espressione io sono, si indicava Dio. Allora Gesù rivendica la condizione divina e afferma io sono non il buon pastore, ma il pastore buono. Qual è la differenza? L'Evangelista non sta parlando della bontà di Gesù. Quando l'Evangelista si deve riferire alla bontà di Gesù, adopera il termine greco agathos, da cui il nome Agata, che significa bontà. Qui invece, per Gesù, dichiara che lui è il pastore e usa il termine greco kalos, da cui calligrafia, bella scrittura, che significa il bello, che significa il vero. Quindi Gesù non sta indicando la sua bontà, ma sta indicando qualcosa di diverso, qualcosa di più importante. Cosa significa il pastore vero? C'era stata una profezia nel libro di Ezechiele, nel capitolo 34, dove il Signore rimproverava i pastori del popolo, perché anziché prendersi cura del gregge, pensavano soltanto a se stessi. E allora gli minaccia il Signore, e verrà un tempo in cui io stesso mi prenderò cura del mio gregge. Quindi il Signore sarà l'unico vero pastore del popolo. Ebbene, dichiara Gesù, questo momento è arrivato. Ecco perché questo suscita le ire dei capi religiosi, perché si sentono spodestati da Gesù, che li chiama ladri, si sono impadroniti di ciò che non è loro, il gregge, e omicidi. Allora, il pastore, quello vero, quello per eccellenza, è identificato da Gesù nella sua persona. E qual è la caratteristica che lo rende riconoscibile come il pastore vero? Dice Gesù che dà la vita per le pecore. Allora qui Gesù supera la profezia di Ezechiele. Mentre nel profeta Ezechiele il pastore proteggeva, si prendeva cura nel suo gregge, con Gesù il pastore arriva al punto di dare la vita per le sue pecore, quindi supera. Poi Gesù contrappone la figura del pastore a quello che non considera un cattivo pastore, ma un mercenario. Chi è il mercenario? Il mercenario è colui che agisce per proprio tornaconto. L'Evangelista, ricordiamo sempre in queste pagine, non entra in polemica con un mondo, quello ebraico, nel quale la comunità cristiana ormai si è irrimediabilmente separata e staccata, ma è un monito per la comunità cristiana che non ripeta gli stessi errori. Quindi nella comunità cristiana chi agisce esclusivamente per il proprio interesse, per il proprio tornaconto, per il proprio prestigio, Gesù non gli riconosce nessun titolo, nessuna carica, se non quella di essere il mercenario. Questa espressione io sono viene ripetuta in questo Vangelo, in questo brano, per ben 3 volte. Il numero 3, secondo la simbologia ebraica, significava ciò che è completo. Quindi Gesù rivendica la pienezza della condizione divina e il suo essere pastore. Perché Gesù può affermare di essere il pastore? Perché lui è l'agnello. Solo chi è disposto a dare la vita per gli altri, questo può essere il pastore del gregge. E dichiara Gesù che lui conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui. Qual è il significato di questa espressione? C'è una comunicazione intima, crescente, traboccante, d'amore tra Gesù e il suo gregge, cioè tra Gesù e i suoi discepoli e i credenti, che è simile, dice Gesù, a quella del Padre con lui. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. C'è una dinamica di un amore ricevuto da Dio che si trasforma in amore comunicato agli altri. Più questa misura di amore ricevuto e comunicato è crescente, più si arriva a realizzare un'unica realtà. Dio che non assorbe le energie degli uomini, ma che gli comunica le sue. Un Dio che si vuol fondere con l'uomo per dilatarne l'esistenza e formare l'unico vero santuario. Infatti, dichiarerà Gesù tra poco, le altre pecore che non provengono da questo recinto, Gesù è venuto a liberare le persone.
Cos'è il recinto? Il recinto è qualcosa che ti dà sicurezza, però ti toglie la libertà. Allora Gesù dichiara che lui è venuto a portare un processo di liberazione crescente per l'umanità, che non riguarda soltanto le persone che sono rinchiuse nel recinto della religione, ma tutti quei recinti che impediscono la libertà. Allora afferma Gesù, oltre pecore che non provengono da questo recinto, lui è venuto a liberare le pecore dal recinto dell'istituzione giudaica, anche quelle io devo guidare. Il verbo dovere è un verbo tecnico adoperato dagli evangelisti che indica il compimento della volontà divina. Quindi è volontà di Dio un processo di liberazione. La religione ha un fascino, perché ti dà sicurezza, però ti toglie la libertà. Ti dà sicurezza perché quando entri nell'ambito della religione devi soltanto obbedire, devi soltanto osservare, ma questo ti mantiene in una condizione infantile di maturità. Invece Gesù vuole portare alla piena maturità, alla piena crescita, la persona. Ascolteranno la mia voce, la voce del Signore non si impone mai, ma sempre propone. Come si fa a distinguere la voce del Signore? Mentre le autorità religiose, siccome sono le prime a non credere nel loro messaggio, lo devono imporre, lo devono obbligare, Gesù, che è cosciente che il suo messaggio è la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro, gli basta offrirlo. E le pecore, questo, i gregge, i credenti, lo capiscono. Anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un gregge, un pastore. In passato, per un errore di traduzione, confuso dal termine recinto, vile, probabilmente opera di San Girolamo, la traduzione latina era un solo vile, un solo pastore. Di qui la pretesa per secoli, per tanti, tanti secoli, fino al Concilio Vaticano II, della Chiesa di essere l'unico vile nel quale c'era la salvezza, da cui lo slogan «Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza». Gesù non è venuto a togliere le persone, le pecore, dall'ovile di Israele per richiuderle in un altro recinto, più sacro, più bello, no. Gesù è venuto a dare la piena libertà. Un gregge, un pastore. Cosa vuol dire Gesù? L'unico vero santuario nel quale da ora in poi si manifesterà la grandezza, lo splendore dell'amore di Dio, sarà Gesù e la sua comunità. Mentre nell'antico santuario le persone dovevano andare, e molte ne erano escluse, nel nuovo santuario è il santuario che andrà in cerca gli esclusi dalla religione.